Ciao ragazzi e benvenuti su Gastio Drums. Oggi nuovo tutorial con strumentimusicali.net che mi ha mandato un altro paccone abbastanza grosso. Si può vedere che è abbastanza grosso. E qui dentro ci sono un bel po' di cose che oggi vi faccio vedere. Ma ultimamente abbiamo fatto tutti i tutorial per iniziare: la prima batteria, i primi piatti, le bacchette, come funziona, tutto quanto, eccetera. Oggi video direi simile, però in realtà non è vero, perché oggi è un video per tutti. Oggi è un video per chi vuole cominciare, perché gli do un po' di spunti su cosa comprare, gli do un po' di spunti su come utilizzare queste cose, che in realtà vi posso anche dire cosa sono, tanto l'avete visto nel titolo, non vi sto spoilerando nulla. Quindi vi voglio dire un po' di microfoni economici da comprare che funzionano bene, però come vi ho detto non è solo per chi comincia, perché vi vado anche un po' a spiegare come posizionare i microfoni per far suonare meglio la batteria, perché i microfoni non bastano. Se compriamo i microfoni anche super fighi, migliori che ci siano, e poi li posizioniamo male, la nostra batteria suonerà male. Quindi comunque, a parte questo, sigla, facciamo l'unboxing e vi spiegherò. Allora, in questo pacco qui che cosa ho trovato? Allora, per prima cosa ho trovato un set di microfoni della Energy con 8 microfoni all'interno, e poi questa valigetta molto figa della Akon con anch'essa 8 microfoni all'interno. No, non è vero, aspettate, questa qua ne ha 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. In pratica, come vi ho detto, adesso apriamo anche questo, che magari c'aveva la valigetta anche questo. Infatti, molto figo, bello, bello, bello. Andiamo a provare queste due tipologie di microfono, e ovviamente sono microfoni economici, e voglio andare a vedere come funzionano, voglio andare a vedere se veramente fanno suonare bene la nostra batteria, oppure se sono microfoni economici e quindi la nostra batteria suonerà male. Ma soprattutto questo video non voglio che sia un video solo per i principianti, come vi dicevo prima, perché mi scrivete ogni tanto dicendomi: io ho questa scuola, sono insegnante in questa scuola e voglio prendermi un set di microfoni con poco. Quindi questi qua potrebbero essere perfetti, non lo so perché non li ho ancora mai provati. Andiamo a provarli subito. Ho già tolto tutti i microfoni dalla mia batteria, quindi andiamo a provare prima i più economici. Quali sono? Lo scoprite subito. Avete potuto vedere, il kit più economico di microfoni di cui vi parlo oggi sono gli Energy. Questi microfoni qua devo ammettere che mi hanno abbastanza stupito, perché per prima cosa sono super 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 economici. Sapete che nei video non mi piace tanto dire prezzi, cose eccetera eccetera, quindi trovate tutti i link qui sotto per andare a vederli su strumentimusicali.net, ma comunque siamo alla grande sotto i 200 euro. E devo dire che per prima cosa una cosa super importante che hanno, che riguarda la microfonazione, è quella di avere gli attacchi di ogni microfono molto 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 regolabili, cioè noi possiamo veramente andare a regolare il microfono in qualsiasi modo possibile tramite delle viti sue che ha, si attaccano ai tamburi, e poi il microfono è snodabile, diciamo, ha un aggancio snodabile che ci permette di fare una cosa importantissima quando andiamo a microfonare un tom o rullante, e cioè ci permette di non rimanere troppo troppo attaccati al tamburo, che non è il massimo. Molti tante volte microfonano i tamburi super attaccati alla pelle. In realtà non fatelo ragazzi, perché guadagnate di attacco, ok, però perdete tanto il corpo del tamburo. Poi ovviamente dipende da che suono volete, però meglio stare un pochettino più su e far puntare la capsula, attenzione, in mezzo al tamburo. Non fatela puntare verso il cerchio del tamburo, perché il suono peggiora. La capsula verso il centro del tamburo, quindi un'altezza di, non lo so, almeno due dita, diciamo, e la capsula deve puntare perfettamente in mezzo al tamburo. Vedrete che magari il microfono vi andrà un pochettino più in centro, come potete vedere ad esempio qua per il microfono del rullante va abbastanza avanti. Poi voi potete anche decidere di tenerlo più indietro. Stando un po' più avanti guadagnate un pochettino di corpo sul rullante, mentre stando un pochettino più indietro andate a perdere un po' di corpo, però ovviamente il microfono vi dà meno fastidio. Comunque sta
anche un po' alla vostra precisione. Cercate di suonare sempre perfettamente in mezzo. Questo microfono comunque è abbastanza lontano dal centro. Oltre a questo, effettivamente non vi ho detto tre cose che mi stavo dimenticando di dirvi. La prima è che, oltre ai microfoni, qui sotto in descrizione vi lascerò anche il link della mia scheda audio, che è una Focusrite Scarlett. Ve la lascio qui sotto in descrizione. Perché ve la lascio? Perché oltre ai microfoni è importante, cioè è indispensabile avere una scheda audio, se no solo i microfoni non... Vi lascio sia la Scarlett, che costicchia un po' di più, è un po' più bella, vi dà un suono più bello, ha dei preamplificatori un po' più belli, sia una un po' più economica, così almeno se avete un certo budget magari potete anche starci comprando microfoni più scheda audio. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione, comunque tranquilli. La seconda cosa che vi devo dire è che tutti i suoni che sentirete oggi ovviamente non sono per niente processati, quello che arriva al computer è quello che sentite voi. Terza cosa che non vi ho detto, questo kit è composto da 7 elementi, 4 microfoni per i tamburi, quindi il rullante e i 3 tom, diciamo 2 tom più timpano, e i 2 over, che ho messo ovviamente uno a sinistra e uno a destra, poi dopo vi spiego come li ho messi. Ah, mi stavo dimenticando che 4 più 2 fa 6, ovviamente c'è anche il microfono della cassa, anche quello vi dico dopo come lo metto di solito all'interno della cassa, perché voglio farvi sentire questo kit, che costa pochissimo in confronto a un kit di microfoni normale, però... Quindi, primo kit molto 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 interessante. Vi ricordo che questo kit esiste da 7 pezzi, stai zitta col dire, ma esiste anche da 5 pezzi, quindi solamente cassa e i 4 tom. Questo perché la prima cosa che si compra di solito è comprare 2 over, perché almeno più o meno riuscite ad avere tutta la batteria. In questo modo gli over ce li avete già, andate a risparmiare sugli over e comprate solo i 4 tom più la cassa. Adesso montiamo gli altri e vi spiego ancora un po' di cose eccetera eccetera, ma vado a montare gli altri microfoni, cioè il kit della Akon. Ok, set montato, non vi sono stato a far vedere come lo montavo perché tanto vi ho già fatto vedere un pochettino prima, ma così almeno questo tempo che non ho sprecato facendovi vedere come lo montavo lo occupo parlandovi un po' di microfonazione, parlandovi un po' di questi microfoni, ma soprattutto spiegandovi come andare a microfonare un qualsiasi set e spiegandovi un po' le cose che non vi ho detto prima. In pratica quelle che vi ho detto ve le spiegherò dopo, adesso ne parliamo. Allora, per prima cosa, questo è il set della Akon, composto da 8 microfoni, cioè questo qua composto da 8 microfoni, che ha praticamente gli stessi microfoni di prima, quindi cassa, 4 tamburi, che poi è rullante, 2 tom timpano o in base alla batteria come ce l'avete, 2 panoramici e anche il microfono del Charleston. In più, in confronto all'altro, questo qua ha un microfono apposito per il Charleston. Oltre a questo set, però, che è un pochettino più costoso dell'altro, però in realtà non è a caso questa cosa, un po' perché i materiali sono molto più resistenti e anche più belli da vedere, diciamo. E comunque c'è da dire che in più avete proprio un microfono fisico, l'altro kit era da 7, questo invece da 8 pezzi. Ma anche questo kit esiste più piccolo, da 5 pezzi. Con il kit da 5 pezzi vi danno un microfono per la cassa, 3 microfoni per i tamburi, quindi uno in meno in confronto a questo kit, e anzi di darvi 2 panoramici più il microfono per il Charleston, vi danno solamente un panoramico, che comunque per iniziare, volendo ci sta, mettete il panoramico perfettamente sopra al vostro rullante, più o meno a 1,5 metri diciamo dal rullante, 1,5 metri, 2 metri al massimo dal rullante, forse 2 metri è troppo, posizionato perpendicolare al terreno, e potete già fare un buonissimo suono di batteria. Come vi ho detto, però, parliamo un pochettino di microfonazione e poi ve lo faccio sentire questo set. Prima cosa, parlando del Charleston, che è il microfono in più di questo set, il Charleston abbiamo 2 possibilità per microfonarlo: o lo microfoniamo da sopra o lo microfoniamo da sotto. Vi consiglio, se possibile, di microfonare sempre il Charleston perpendicolarmente al terreno, perché se voi
poi anziché microfonarlo perpendicolare lo microfonate un po' in diagonale e magari in diagonale che punti anche un pochettino verso il rullante, rischiate che ci siano troppi rientri di rullante. Il rullante alla fine ha un suono molto forte, quindi rischiate. Invece perpendicolare al Charleston prenderà quasi solamente, ovviamente un po' di rientri li avete, ma prenderà principalmente il Charleston. Più o meno come distanza dal piatto cercate di lasciare sempre una decina di centimetri, più o meno la distanza alla fine è questa, diciamo. Microfonandolo da sotto avete il suono un pochettino più brutto, secondo me, perché è un po' più tagliente, però è più comodo perché non vi rompe le scatole sopra. Io di solito cerco di microfonarlo però sempre sopra perché il suono ha un po' più di pancia, si sente un pochettino più proprio il piatto, è un po' più bella, un po' più di corpo. Per il resto, come vi ho detto, la cassa non ve la posso far vedere così bene purtroppo, però io la microfono mettendo il microfono dentro proprio la cassa. Infilo il microfono all'interno della cassa e poi faccio sì che la capsulona del microfono, perché questo è un microfono bello grosso, bello potente, punti verso il centro della cassa, cioè punti verso il mio battente, proprio dove suono. Mettendolo dentro in questo modo riusciremo ad avere un suono abbastanza pieno e corposo senza però perdere attacco. L'attacco di solito è dato proprio dal battente che picchia sulla pelle. In questo modo, mettendolo proprio all'interno della cassa, non perdiamo l'attacco ma non rischiamo neanche di perdere tutta la ciccia, diciamo, della cassa. Quindi secondo me questo è il compromesso giusto, e comunque la cassa suona abbastanza bene, direi. Altra cosa, i panoramici, super 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 importante. Ovviamente i panoramici prendono tutta la batteria, quindi devono essere posizionati bene. Io li posiziono a 1,5 metri di distanza dal centro del rullante, uno posizionato a destra, uno posizionato a sinistra, però non perpendicolari ai piatti, diciamo, alla batteria, ma che puntino verso il rullante. Quindi vi prendete un metro, vi prendete un cavo, fate 1,5 metri dal centro del rullante, tirate verso destra e andate a mettere un microfono che punti verso il centro del rullante. Dall'altra parte prendete lo stesso cavo, stessa lunghezza, andate a sinistra e fate la stessa cosa. Ovviamente i microfoni vi verranno completamente diversi, alla stessa distanza devono essere uguali, equidistanti dal rullante, ma vi verranno proprio posizionati diversi. Quindi tante volte siamo abituati a vedere i microfoni così, messi in questo modo. In questo caso saranno completamente diversi, però ho visto che funziona veramente 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 bene questo metodo. Quindi a parte questo, credo di avervi spiegato un po' tutto, perché i tom ve li ho già spiegati prima come metterli, quindi ve lo faccio sentire questo set, che è ottimo, è veramente ottimo. Devo ammettere che non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, perché mi hanno veramente stupito questi set di microfoni. Più che altro perché con un prezzo del genere non mi aspettavo di riuscire a tirare fuori un suono del genere dalla mia batteria. E vi ricordo che non ho fatto nulla, completamente nulla a questa batteria. L'unica cosa che ho fatto è stata, dopo aver registrato, ovviamente andare a mettere a posto i volumi delle mie tracce, ma alle tracce non ho fatto nulla. Quindi pensate, anche solo mettendogli un pochettino di riverbero alla batteria già sarebbe cambiato tutto. Anzi, facciamo così: vi faccio sentire un pezzo dell'ultima traccia suonata senza niente e un pezzo dell'ultima traccia uguale identica ma con un po' di riverbero. Sentite quanto cambia la batteria.
Ok, quindi avete visto quanto può cambiare la batteria anche solo andando a mettergli un pochettino di riverb. La cosa più importante ovviamente sono i microfoni ed è anche come andiamo a posizionare i microfoni, ma questo ve l'ho già detto durante il video. Ma oltre questo, mettere del riverb, come ho messo adesso la batteria, è super semplice. Ci sono dei programmi gratuiti che vanno benissimo per fare questo, tipo Audacity. Poi magari ve ne potrei anche parlare, scrivetemi qui sotto nei commenti se volete che vi parli anche un po' di come fare a registrare una batteria magari con Audacity che è gratuito. Ma vabbè, a parte questo, scrivetemi qui sotto nei commenti. Quindi appunto, come vi dicevo, non mi aspettavo di riuscire a creare una batteria con questo suono con dei microfoni così economici. Devo ammettere che ci sono abbastanza rimasto di stucco. Oltre a questo, io voglio ringraziare strumentimusicali.net che mi ha mandato questo pacco. Questo me l'aveva mandato prima, ma mi ha mandato questo pacco con i due kit in modo da riuscire a provare. Ovviamente vi lascio tutto qui sotto in descrizione. Ricordatevi che di ogni kit avete due possibilità. Per quanto riguarda gli Energy avete quello da 7 microfoni o quello da 5 microfoni. Per quanto riguarda gli Akon avete quello da 8 microfoni o quello da 5 microfoni. Oltre a questo vi lascio anche due schede audio, la mia Focusrite Scarlett, ma anche una scheda audio un po' più economica che comunque alla fine il suo lavoro lo fa. Io direi che posso anche finirla qua. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare un like se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di andare sul sito Gastube a leggere l'articolo se ancora non l'avete fatto, di fare le cose che non avete ancora fatto. Quindi io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!